Sicuramente avrai sentito parlare qualche volta di istamina, ovvero quella sostanza che quando si accumula nel corpo è responsabile di reazioni tipo quelle allergiche, in particolare eritemi, rinite, asma allergico, disturbi gastrointestinali. Normalmente quando una persona soffre di questi sintomi in maniera occasionale o ricorrente, spesso si rivolge al medico e il medico prescrive le classiche prove allergiche, patch test, prick test, esami del sangue. Tuttavia può accadere delle volte che queste prove allergiche diano esito negativo, ovvero che la persona non abbia di fatto nessun tipo di allergia, quindi dalle analisi cliniche non emerge alcun tipo di allergia, ma la persona comunque non sta bene, continua a presentare questi sintomi che sono sintomi caratteristici di un'allergia. E com'è possibile tutto questo? Beh, in questi casi si parla di istaminosi, ovvero un accumulo atipico di istamina all'interno del corpo che può essere legata a diversi fattori, non necessariamente ad un'allergia. Le cause più comuni di istaminosi possono essere ad esempio una predisposizione genetica, alterazioni genetiche a carico di alcuni geni che sono responsabili della sintesi di enzimi che servono proprio a degradare l'istamina all'interno del nostro corpo, oppure un colon irritabile con SIBO, ovvero una sovraccrescita batterica di alcune specie all'interno del colon, specie batteriche, che non riescono a degradare in maniera corretta l'istamina, quindi questa si accumula e poi può dare questi sintomi caratteristici. O ancora stress, alterazioni ormonali, squilibri ormonali in generale dovuti a tante motivazioni, abuso di alcol e a volte anche l'utilizzo di alcuni farmaci che causano proprio attraverso il loro metabolismo un accumulo di istamina all'interno del corpo. In condizioni normali l'istamina viene degradata all'interno del nostro intestino. In chi soffre di istaminosi questo non accade, ovvero l'istamina si accumula nell'intestino, viene poi riversata nel sangue, va in circolo e dà questi sintomi caratteristici che ti descrivevo poco fa. Non dimentichiamo comunque che l'istaminosi è una vera e propria patologia che deve opportunamente essere diagnosticata dal medico con apposite analisi, apposite indagini, non possiamo di certo autodiagnosticarla noi. In ogni caso la dieta, quando ci viene individuata un'istamina, è assolutamente fondamentale proprio per ritornare anche ad una qualità di vita decente, perché comunque non si sta ovviamente bene quando si soffre di questo problema. Che fare dunque da un punto di vista alimentare in caso di istaminosi? È fondamentale eliminare per almeno 4 settimane di fila, non di meno, i cibi che contengono tanta istamina, quindi ricchi di istamina, ma anche i cibi cosiddetti istaminoliberatori, cioè che hanno poca istamina al loro interno ma che spingono l'organismo a produrne in grande quantità. Vediamo quindi quali sono i cibi istamino liberatori e quelli ricchi di istamina. Tra i cibi ricchi di istamina troviamo frutta secca a guscio, arance, salsa di soia, salumi, formaggi, insomma tutto ciò che è insaccato, inscatolato, affumicato, eccessivamente conservato, ma anche l'aceto di vino, l'aceto di mele, l'aceto balsamico e il vino e gli alcolici in genere. Tra i cibi istamino liberatori, quindi che spingono il corpo invece a produrre istamina, troviamo il cioccolato, l'albume d'uovo, tè, caffè, latticini in genere, ma anche alcuni tipi di frutta come avocado, ananas, banana, fragole, agrumi, prugne e ahimè anche selvaggine frattaglie in genere, interiora soprattutto. Come ti accennavo prima, quindi questi cibi istaminoliberatori o ricchi di istamina devono completamente essere evitati per almeno 4 settimane, almeno se non altro finché i sintomi caratteristici degli istaminosi, quindi eritemi, rinite, disturbi gastrointestinali, asma allergico, quelli classici legati a un'eventuale allergia che di fatto in questo caso non esiste, sono effettivamente scomparsi o si sono attenuati il più possibile. Passate quindi queste 4-5 settimane, quando di fatto ti sentirai meglio, potrai gradualmente, moderatamente provare a reintrodurre almeno una piccola parte dei cibi che avevi precedentemente eliminati. La reintroduzione deve comunque avvenire in modo molto oculato e con molta prudenza. Ti do questo consiglio molto base: testerei un alimento diverso ogni 3 giorni circa, ovvero parti ad esempio con una semplice spremuta d'arancia, la testi per 3 giorni circa, se vedi che non ricompare alcun tipo di sintomo puoi reintrodurla semplicemente nella tua alimentazione, aspetta ancora qualche giorno e poi puoi provare a reintrodurre un altro alimento, per esempio delle noci, anche qui le reintroduci su base di 3 giorni circa, quindi provi una piccola quantità per 3 giorni a fila, se anche qui non si manifesta
manifesta alcun sintomo, vai avanti con la tua alimentazione per altri 3 o 4 giorni in questo modo e poi provi un altro alimento. Quindi ogni singolo alimento reintrodotto va testato per almeno 3 giorni. Ovviamente se i sintomi ricompaiono anche solo in forma lieve ed attenuata, non è il caso di insistere, togli quell'alimento e vai avanti a testarne degli altri. Ovviamente tutto questo farà in modo che il livello di stamina si mantenga comunque molto basso all'interno del tuo corpo, se non altro al di sotto di quella soglia critica che, se viene invece superata, dà luogo di nuovo alla comparsa dei sintomi che oramai conosci anche troppo bene. Nella maggior parte dei casi quindi l'istaminosi è un problema temporaneo, ovvero un problema che, se ben gestito attraverso l'alimentazione come ti ho appena descritto, ovviamente ti permetterà nel giro di qualche tempo di tornare a mangiare di fatto quello che vuoi, magari moderando certi cibi al posto di altri, ma comunque tutto sommato ti permetterà nel tempo di avere una dieta abbastanza variata e ricca. Solo in una piccola parte della popolazione, ahimè circa l'1-2% di tutta la popolazione, soffre invece di una forma di istaminosi permanente, che di fatto è dovuta a dei difetti enzimatici, a carico proprio di enzimi fondamentali nel processo di degradazione dell'istamina. In questi casi purtroppo gli alimenti ricchi di istamina o istaminoliberatori come quelli che ti ho accennato prima devono, ahimè, essere eliminati praticamente a vita, perché altrimenti purtroppo non riuscirai a tenere troppo basso il livello di stamina, quindi basso al di sotto del livello soglia, che come ti dicevo prima è fondamentale per evitare la comparsa di queste sintomatologie. Bene, per questo video è tutto, non dimenticare di iscriverti al mio canale YouTube e di attivare la campanella delle notifiche. Ciao e alla prossima!